Il comune si riprende in carico il mega parcheggio di Colle Maggio e si aprono nuovi scenari. Questo perché il TAR ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dalla MP Parcheggio e Mobilità, la società che gestiva il terminal Lorenzo Natali e alla quale il Comune con un provvedimento aveva revocato la concessione ad aprile. Con lo stesso ricorso la MP aveva richiesto un risarcimento danni di ben 14 milioni di euro. La concessionaria, si legge nell'ordinanza, ha perso il requisito soggettivo della regolarità fiscale per effetto del mancato pagamento di tributi definitivamente accertati per somme di importo assolutamente consistente e non risulta, si legge ancora, abbia onorato i canoni concessori, pari al 20% delle somme comunque incassate a partire dal 2009, l'anno di sospensione parziale della concessione, ma ha solo posto una pretesa compensazione di oneri per interventi di manutenzione, che peraltro non risultano autorizzati dalla stazione concedente. Il problema da cui stiamo uscendo è quello della gestione condotta molto oltre i termini di scadenza della convenzione, con dei problemi molto gravi in ordine al rispetto della convenzione, alla manutenzione della struttura, e quindi bisognerà studiare bene come ripristinare delle condizioni accettabili di utilizzabilità della struttura. Il Comune ha una forte esposizione creditoria nei confronti dell'MP, sia per imposte non pagate, sia per canoni e quote proporzionali dei parcheggi non versati, sì. L'ordinanza è chiarissima, secondo l'assessore alla mobilità Carla Mannetti. Ora riprendiamo in carico il parcheggio, ha detto. Temporaneamente lo gestirà il Comune con il supporto delle società partecipate, in attesa che vengano predisposti gli atti di gara per il nuovo gestore. Abbiamo in mano una struttura delle svariate potenzialità, ha detto ancora la Mannetti, ma quasi sempre vuota, e studieremo al più presto delle misure per incentivarvi la sosta. L'MP potrà comunque fare appello cautelare al Consiglio di Stato. C'è preoccupazione però, dicono i sindacati, per la sorte dei lavoratori della società. Ci preoccupiamo ovviamente del destino dei 14 lavoratori che in quella concessionaria lavorano, purché con molte difficoltà e con stipendi arretrati. Avevamo provato a tenerli agganciati alla concessione fino alla fine, sperando in una gara d'appalto che riaffidasse il servizio. Oggi crediamo che il loro percorso lavorativo rischia di interrompersi drammaticamente, con poche certezze che possano essere assorbiti da chi gestirà la nuova concessione, prevedendo tempi lunghi per l'affidamento della stessa.